Fa ingresso lo stendardo dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale. Posso? Tanti.
Thank you.
dell'inno nazionale si mettono sugli attenti. Sono becini. Seguimento dell'idoneità operativa. In questo percorso didattico sono state interessate anche le strutture delle scuole centrali antincendi e della scuola di formazione operativa di Montelibretti per gli aspetti pratici della formazione. Il corso è stato rivolto a 83 vice direttori antincendi, di cui 9 donne, che oggi presteranno giuramento alla presenza delle più alte cariche del governo. Il corso di formazione professionale per vice direttori è caratterizzato da contenuti di elevata complessità, per i quali è sempre necessario che gli stessi assicurino un costante impegno e la massima concentrazione, fondamentali per il corretto svolgimento del servizio anche nelle future sedi di assegnazione. All'esito degli esami del corso in argomento sono state tra l'altro ottenute anche le seguenti abilitazioni: responsabile del servizio di prevenzione e protezione, tecniche di primo soccorso sanitario, comunicazione in emergenza, organizzazione e gestione del soccorso tecnico urgente, prevenzione incendi e fire engineering,
gestione di scenari con dissesti statici e user light, topografia applicata al soccorso per funzionari, attività a rischio rilevante. Tutto il personale corsista è stato altresì abilitato ad intervenire con tecniche di soccorso di derivazione speleo-alpino fluviale, di autoprotezione in ambiente acquatico, di intervento con presenza di sostanze pericolose di tipo nucleare, biologico, chimico e radiologico, ed ha acquisito anche la formazione generale sulle attrezzature di soccorso e sui dispositivi di protezione individuale in uso alle squadre di intervento. Nello svolgimento del corso di grande rilievo è stata la trattazione degli argomenti riguardanti la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. A più riprese sono state svolte attività di affiancamento presso i comandi dei Vigili del Fuoco sul territorio nazionale, applicando in pratica i principi teorici appresi nel periodo di formazione in aula. Il corso si è svolto durante l'emergenza Covid-19 che ha generato ulteriore stress ai partecipanti che hanno frequentato alcuni moduli didattici in formazione a distanza. I corsisti, al termine del periodo di formazione, dopo gli impegnativi esami di verifica e di tirocinio pratico, sono in grado di rispondere con entusiasmo e professionalità alle sfide che quotidianamente si sosterranno per la sicurezza ed il soccorso dei cittadini, attraverso la cura delle attività di prevenzione incendi, oltre a coordinare e dirigere le attività di soccorso tecnico urgente a tutti coloro che chiederanno aiuto al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Le attività di soccorso tecnico urgente e più in generale di soccorso pubblico, unitamente a quelle di prevenzione incendi e vigilanza antincendio, sono garantite nel nostro Paese dal Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, attraverso le strutture operative del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dislocate su tutto il territorio nazionale, attive 7 giorni su 7 in tutto l'arco delle 24 ore. Questa struttura organizzativa è una specificità italiana e rappresenta un vero e proprio unicum nel panorama internazionale dei corpi dei Vigili del Fuoco. Negli altri stati, infatti, questi sono prevalentemente organizzati su base locale, a livello comunale o talvolta regionale. I Vigili del Fuoco italiani costituiscono invece un corpo nazionale che trova collocazione istituzionale nell'ambito delle amministrazioni dello Stato e che per questo dispone di un'organizzazione unitaria, ma al contempo anche di una capillare diffusione sul territorio, attraverso le direzioni regionali, che coordinano la rete periferica operativa dei comandi provinciali e dei relativi distaccamenti. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è chiamato in primo luogo ad assicurare la fondamentale missione del soccorso tecnico urgente. Gli interventi effettuati in tale ambito sono caratterizzati, infatti, proprio dall'urgenza e dall'immediatezza della prestazione di soccorso e sono tali da richiedere professionalità tecniche anche altamente specializzate. Ha ora inizio la cerimonia di giuramento del 12° corso vice direttori. Fa ingresso il signor Ministro dell'Interno, consigliere Luciana Lamorgese, che passa in rassegna i reparti, accompagnato dal capo dipartimento, prefetto Laura Lega, dal capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ingegner Guido Parisi, e dal comandante delle scuole centrali antincendi, ingegner Fabio Cuzzo Crea. Sani, attenti! Onori al Ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. Bandiera d'istituto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, banda musicale del Corpo Nazionale, una sezione del 12° corso, vice direttori, pronti per la rassegna. Vigile del Fuoco, esperto in tecniche speleoalpine e fluviali. Il canto degli italiani sarà eseguito dal maestro tenore Francesco Grollo.
Posso? Tanti. Comandante, dia di riposo. Riposo. Signor Sottosegretario, signor Capodipartimento, autorità, colleghi, graditissimi ospiti, a tutti il mio più cordiale benvenuto e grazie di questa presenza non scontata, vista tra l'altro la coincidenza col tradizionale riposo estivo. Oggi, permettetemi di sottolinearlo, siamo qui per un evento di grande impatto per la nostra organizzazione. Stanno per promettere solennemente la propria fedeltà alla Repubblica chi contribuirà alla guida del Corpo Nazionale nei prossimi decenni. Nella mia carriera ho assistito chiaramente a tante cerimonie di giuramento e posso quindi testimoniare che colpisce sempre, come la prima volta, la solennità del momento in cui le braccia del Corpo Nazionale idealmente si allargano per accogliere le sue nuove leve. Stavolta però non posso nascondere un'emozione particolare, perché questi giovani qui schierati nel luogo simbolo della formazione targata ai Vigili del Fuoco ricordano senza dubbio a molti di noi l'inizio di una carriera e soprattutto di un'esperienza di vita che a suo tempo nessuno avrebbe potuto immaginare tanto ricca e preziosa come poi si è rilevata. Con voi, cari giovani, ha avuto inizio 12 mesi fa il più numeroso corso per vice direttori del Corpo Nazionale degli ultimi 20 anni. Un intenso corso rivolto a 83 ingegneri e architetti, vincitori di uno tra i concorsi più severi con i quali vengono selezionate le professionalità tecniche nel nostro Paese. E naturalmente altrettanto rigoroso è stato il percorso formativo che avete seguito sin qui e che si è snodato per 9 mesi attraverso approfondimenti a forte caratterizzazione specialistica nelle strutture centrali della formazione, per la parte teorica e pratica, per poi lasciare spazio alla fondamentale attività di tirocinio e affiancamento operativo che avete svolto in alcuni dei comandi maggiormente complessi. Avete sin da subito indossato l'uniforme da intervento e senza dubbio ne avete immediatamente colto l'incredibile peso che da molteplici punti di vista quell'uniforme esprime, per le competenze che sottende, per l'importanza che la gente attribuisce al ruolo che identifica. Per portarla degnamente avete già sostenuto i tanti esami,
ma ora che finalmente potete ben dire di aver conseguito l'idoneità operativa, iniziano le prove vere, quelle che vi aspettano sul campo, negli scenari che vi troverete a coordinare, nelle emergenze che vi vedranno autori di quelle decisioni e di quelle iniziative che nel mondo reale incidono direttamente sulla vita delle persone che soccorriamo tutti i giorni grazie all'impegno straordinario di tanti vigili del fuoco che contribuirete ad organizzare e a dirigere. Il grado di preparazione che avete raggiunto in quest'ultimo anno risulterà fondamentale per poter responsabilmente assumere compiti direttivi e per diventare nelle vostre sedi di assegnazione riferimenti solidi per colleghi e soprattutto per la cittadinanza al cui servizio operiamo. In questo senso vi esorto a ricordare sempre che siamo al servizio della collettività e che possiamo renderlo al meglio se siamo capaci di coinvolgere e motivare il nostro personale attraverso un dialogo sempre aperto. Avete inoltre familiarizzato con attrezzature e mezzi specialistici di soccorso, studiandone contestualmente l'impiego nell'ambito di situazioni sempre più critiche e fortemente condizionate da quei cambiamenti con cui dobbiamo fare i conti, come ben descritto in molti dei lavori originali che avete prodotto. Sarete voi i protagonisti delle nuove sfide del corpo, dall'incremento del rischio di incendio boschivo e di vegetazione collegato ai mutamenti climatici alle prospettive di sviluppo in termini di transizione ecologica collegate al PNRR. Siate perciò orgogliosi e fieri, insieme ai vostri familiari oggi qui presenti e che saluto, di essere entrati a far parte di una realtà istituzionale così importante e apprezzata. Spendetevi sempre con slancio e professionalità, arricchite con le vostre conoscenze e con un aggiornamento continuo l'incredibile patrimonio di competenze costruito da generazioni di ingegneri, architetti e dal personale che nel tempo ha sempre saputo operare con la mente e con il cuore. Giurando vi impegnate a vivere questo nostro lavoro, o meglio, missione, in modo convinto e generoso. Coltivate e difendete la lealtà e la solidarietà tra colleghi perché, come avete certamente appreso in questo periodo, nella nostra professione serve il lavoro di squadra per riempire di contenuto le idee ed evitare di disperdere energie. Da parte mia e di tanti colleghi che mi pregio di rappresentare, l'augurio di riuscire ad interpretare con integrità gli alti valori del passato e di portare risorse nuove e importanti per costruire un glorioso futuro. Il Corpo Nazionale conta su di voi, sul vostro impegno e sulla vostra passione. Buon lavoro e buona fortuna, ragazze e ragazzi. Viva i Vigili del Fuoco, viva l'Italia! Prende la parola il capo dipartimento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, prefetto Laura Lega. Posso? Attenti. Di riposo, grazie. Riposo. Grazie signor Ministro per la sua presenza e per l'attenzione che ha riservato in questi anni e continua a riservare sempre costantemente al Corpo Nazionale in ogni sede. Saluto il sottosegretario Sibilia che ringrazio per la sensibilità con la quale sta accompagnando il Dipartimento nelle molteplici attività di istituto. Un saluto, consentitemi di farlo di cuore, al prefetto Frattasi, capo di gabinetto, al signor Ministro, ma che mi ha preceduto in questo incarico e che ancora viene ricordato con grande affetto e stima, e al collega Giannini, al capo della Polizia. Un saluto ovviamente a tutte le altre autorità presenti, ai colleghi, a tutti i Vigili del Fuoco, ai membri dell'Associazione Nazionale, ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e a quanti ci seguono in collegamento. Rendo un reverente omaggio alla bandiera del Corpo e al medagliere che rappresentano per eccellenza il sacrificio e i meriti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e rivolgo un pensiero speciale ai nostri caduti e mi unisco insieme a tutti voi e al capo del corpo, mio leale compagno di viaggio, in un simbolico abbraccio alle loro famiglie.
Un saluto particolare desidero farlo infine a voi, agli 83 vice direttori del 12° corso che oggi prestano giuramento dopo 12 mesi di formazione. Sono stati mesi importanti nei quali avete fatto un ulteriore significativo passo in avanti per servire al meglio il Paese. Fatemi sottolineare come entrando nel Corpo Nazionale avete fatto una scelta di vita non comune, senz'altro coraggiosa e, fatemi dire, non comoda. Avete scelto di servire i nostri concittadini e di farlo nei momenti di maggiore pericolo e oggi questa scelta assume un valore ancora più importante poiché siamo in un momento storico nel quale il vostro ruolo e quello di tutti i Vigili del Fuoco è ancor più necessario, ancor più fondamentale per garantire il tempestivo soccorso pubblico e la salvezza, la tutela dell'incolumità delle persone. Gli eventi di queste ultime settimane con un susseguirsi drammatico di incendi sia al sud che ormai anche al nord, con la siccità crescente, uno scenario accelerato di cambiamento climatico che rende l'emergenza non più un fatto straordinario ma purtroppo un fatto ordinario, quotidiano e che spesso vede addirittura il sovrapporsi di eventi contestualmente negli stessi territori, penso a quanto accaduto proprio nel territorio metropolitano romano, ripropongono con drammaticità l'urgenza di presidiare il territorio, di difenderlo da eventi naturali estremi e pericolosi. Una difesa urgente, improcrastinabile, che chiama a responsabilità tutti i livelli di governo, ma che impone a noi in particolare di essere, come Vigili del Fuoco, capaci di affrontarlo con più immediatezza, con una capacità di risposta sempre più efficace. Noi siamo, consentitemi, un po' il pronto soccorso, l'ambulanza che deve arrivare in tempo per salvare le vite umane e io desidero ringraziare le donne e gli uomini che in queste settimane, in questi giorni, in queste stesse ore sono impegnati in attività delicate, estremamente complesse, a rischio della propria stessa vita. Gli incendi che si moltiplicano e che mettono in ginocchio territori interi, generando danni incalcolabili per l'ambiente e rischi enormi per l'incolumità delle persone, ci impongono in sostanza di apprestare una macchina sempre più efficace, una macchina che sia in grado veramente di rispondere a quelle che sono le sfide drammatiche, che tra l'altro risultano aggravate non solo dai cambiamenti climatici, ma dalle esigenze di una transizione energetica ed ecologica importante. In tale ottica non siamo stati fermi. Abbiamo varato il progetto dei presidi rurali, 31 stazioni di posta, di posti di comando avanzato in prossimità delle aree boschive, dei parchi naturali, per presidiare meglio quelle aree che sono le più vulnerabili. E proprio in queste settimane sono partiti i primi 7 presidi rurali nelle aree del sud più colpite dagli incendi negli ultimi anni. Seguiranno altri 24 presidi nel corso di questo triennio da realizzare in tutta Italia. In parallelo abbiamo ritenuto che in uno scenario sempre più complesso non bastasse un intervento solo delle istituzioni, senza un'importante crescita della sensibilità e del senso di responsabilità dei cittadini sui pericoli degli incendi di vegetazione. Così abbiamo varato una campagna comunicativa ad hoc, dando vita a un vademecum presentato dal signor Ministro proprio lo scorso 20 giugno, che spiega in maniera semplice cosa fare e cosa non fare per evitare il nascere e il propagarsi degli incendi. Un'iniziativa che abbiamo voluto condividere con ANCI nella convinzione che la saldatura con i territori e in particolare con le amministrazioni comunali sia la strada migliore per garantire capillarmente la chiamata responsabilità dei cittadini. In questi anni in sostanza si è spinto l'acceleratore per garantire un percorso di sprint efficace che garantisca una capacità di risposta all'innovazione del Corpo Nazionale. Un percorso che ha visto il Dipartimento traguardare risultati importanti grazie a una strumentazione sempre più moderna e a tecniche di intervento sempre più evolute ed efficaci che guardino anche con grande attenzione al tema della sicurezza dei nostri operatori. Il nostro dovere primario è garantire che agiscano in piena sicurezza. In questo processo di innovazione il ruolo della formazione è stato, è e sarà senz'altro
un punto fondamentale. La formazione riteniamo sia un investimento importante, ovviamente, sia in fase di accesso al corpo nazionale che come retraining nel corso della vita professionale. La consapevolezza poi che le risorse umane sono il vero asset strategico, sono il patrimonio fondamentale per il corpo nazionale, perché senza uomini non si può garantire il soccorso pubblico urgente, ci ha fatto mettere in campo dal gennaio del 21 un vero e proprio shock assunzionale che ci ha portato a 18 procedure concorsuali realizzate in questo anno e mezzo. A questo ha fatto seguito ovviamente un impegno straordinario, uno sforzo formativo senza precedenti, e nel 2021, do qualche numero, sono state ben 1.959 le unità in formazione e nel 2022 siamo arrivati a 2.997 che saranno impegnate nella formazione fino a dicembre. A queste poi si aggiungono il personale costantemente, quotidianamente in formazione nell'ambito dei poli formativi sul territorio e parliamo di 9.000 unità di persone. Desidero pertanto esprimere al direttore centrale per la formazione, all'ingegner Vallefuoco, al comandante di questo istituto, ai docenti, a tutto il quadro permanente, al personale impegnato in questo settore, il mio più sincero apprezzamento per l'impegno, per la competenza dimostrata nell'azione di formazione e nell'organizzazione di una macchina complessa come quella che viene gestita qui e che ha saputo affrontare anche le delicate fasi del Covid. Questa è una professione quanto mai complessa che richiede ovviamente una preparazione tecnico-professionale particolarmente qualificata, ma a questo dobbiamo aggiungere anche un qualcosa di più, dobbiamo consolidare il nostro sistema valoriale, dobbiamo far sì che possiamo esercitare come servitori dello Stato le nostre funzioni sempre al servizio del Paese con professionalità e con disciplina e onore. Oggi quindi con questo giuramento voi cari vice direttori del 12° corso segnate una tappa importante del vostro percorso professionale, una tappa preziosa di crescita e di assunzione di ulteriori responsabilità. Vi attende il territorio dove c'è bisogno di voi e dovrete esercitare facendo squadra le vostre funzioni appunto con professionalità, con generosità, con grande senso di responsabilità per onorare quel bagaglio di fiducia che Eurispes ha certificato anche quest'anno estremamente elevato. Oltre l'85% degli italiani ha fiducia nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Per questo l'augurio che vi faccio è di svolgere al meglio la vostra professione, un saluto lo rivolgo alle vostre famiglie. Viva il Corpo Nazionale, viva l'Italia. Prende la parola il signor Ministro dell'Interno, consigliere Luciano Lamorgese. Sì, attenti! Comandante di riposo. Sì, riposo! Buongiorno a tutti. Oggi è un momento particolarmente importante per voi, per la vostra vita, per il vostro percorso professionale. In un luogo che è la scuola di Capannelle, che ha un rilievo simbolico, a cui portano grande affetto tutti coloro che hanno partecipato prima di voi a corsi di formazione e comunque a tutti coloro che hanno giurato esattamente qui dove siete voi il proprio rapporto di fiducia con lo Stato, l'impegno che voi state assumendo nei confronti della collettività. Molti di voi hanno già alle spalle un percorso professionale interno a questa prestigiosa struttura dello Stato, che è un presidio di sicurezza per i cittadini, amata da tutti. Diciamo che davvero avete un indice di gradimento altissimo, perché nei momenti di difficoltà, e l'abbiamo visto purtroppo in tanti eventi che si sono verificati nel corso di questi anni,
dai terremoti agli incendi, a tutte le situazioni di difficoltà, in tutte le situazioni voi siete stati presenti cercando di aiutare chi era in un momento di difficoltà. Alcuni di voi fanno ingresso soltanto ora, ma con il medesimo entusiasmo, la stessa intenzione di mettersi al servizio del bene comune. Con il giuramento di oggi si conclude il vostro periodo iniziale di formazione, sia teorico che pratico, che rappresenta il necessario viatico nel viaggio che affronterete nella vita lavorativa. Quello formativo è un momento essenziale di crescita sotto ogni profilo. E in questa fase iniziale che avviene il cosiddetto imprinting, cioè nel quale si sviluppano le condizioni necessarie per assorbire quei valori fondamentali che attengono non soltanto alla capacità e alla sapienza tecnica, ma attengono anche a quegli aspetti di carattere umano. Per i Vigili del Fuoco ciò è ancora più vero, perché la loro azione li porta a misurarsi, come ho detto poco prima, in scenari di criticità che richiede una grande capacità di autocontrollo, di dominio della tensione, di educazione al coraggio. E il coraggio non è lo sprezzo delle condizioni di pericolo, tutt'altro. Viene piuttosto dalla necessità di gestire l'umano sentimento di paura, che non può e non deve frenare l'azione dei soccorritori, ma guidarla verso la soluzione più razionale e corretta. Capite bene dunque quale sia il compito di formazione, non solo di quelle che viene impartita nell'ambito del ciclo iniziale, ma di quella permanente che accompagna i Vigili del Fuoco nel loro intero percorso professionale. Vi esorto quindi a seguire gli insegnamenti che vi sono stati forniti, tenendo sempre a mente che assumendo ruoli direttivi sarete chiamati a svolgere funzioni sempre più impegnative ed essere soprattutto da esempio e da guida per il restante personale. Un ringraziamento va al direttore Vallefuoco, che in questi anni ha formato tanti di voi, rendendovi sempre più capaci e pronti ad affrontare le sfide che quotidianamente vi si presentano. L'importanza strategica che il Corpo dei Vigili del Fuoco riveste è un dato acquisito nel tempo. Non meno rilevante nella vostra missione è la funzione di prevenzione, affrontata nel tempo anche con un'opera di snellimento, razionalizzazione delle regole, anche rivolta a venire incontro alle aspettative di un approccio più sostenibile rispetto alle esigenze dei cittadini. Il Corpo Nazionale è una grande realtà che gode di meritata fiducia anche fuori dai confini nazionali. Il suo essere parte di un meccanismo solidaristico europeo fa sì che i mezzi aerei antincendi
vengano impiegati nelle missioni di lotta agli incendi e vegetazione che spesso devastano il patrimonio boschivo anche degli altri paesi dell'Unione. Proprio la scorsa settimana io ebbi una telefonata da parte della Tunisia che aveva necessità, per un grave incendio che interessava quel territorio, di disporre dei vostri Canadair, ma soprattutto della vostra professionalità. L'imprescindibilità del corpo è poi legata anche al suo ruolo di contrasto alle minacce non convenzionali e all'apporto che viene fornita dalla componente specialistica NBCR al complesso sistema di difesa civile. E proprio in questo terribile frangente del conflitto ucraino-russo, in questo frangente un significativo contributo si è espresso da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel mettere a disposizione delle ambasciate dei paesi più vicini al teatro bellico di sofisticate apparecchiature di rilevazione di eventuali agenti radiogeni. Siete parte, insomma, di un'eccellenza, di una grande eccellenza italiana, e ne rappresentate la futura classe dirigente. Siatene fieri, vi attende un compito difficile, impegnativo, ma al tempo stesso esaltante, in cui potrete rinnovare le valorose tradizioni del corpo, fatto di affidabilità, professionalità, tenace dedizione al servizio e spirito di sacrificio, e soprattutto vicinanza a chi ha più bisogno, a chi si trova in difficoltà. Con questi sentimenti di fiducia, di apprezzamento, porgo a voi tutti, alle vostre famiglie, gli auguri più fervidi e sinceri di una luminosa carriera al servizio della comunità nazionale. E consentitemi un ricordo a tutti coloro che hanno perso la vita durante il loro impegno faticoso, difficile, un pensiero alle loro famiglie, a cui rinnoviamo la nostra vicinanza. Auguri a tutti voi per il vostro percorso professionale. Viva i Vigili del Fuoco, viva l'Italia. Il direttore centrale per la formazione, ingegner Gaetano Vallefuoco, dà lettura della formula del giuramento. A posto? Attenti! La bandiera d'istituto in posizione per il giuramento. Presenti la bandiera. Prepararsi al giuramento. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene. Vice direttori del 12° corso, lo giurate voi? Oh,
Niente, la bandiera. Civile lascia lo schieramento. E attenti! Onori allo standardo dell'associazione Nastro Tricolore. Riposo. Lo stendardo dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale lascia lo schieramento. Attenti. Signor Ministro dell'Interno, consigliere Luciana Lamorgese, dopo essersi congedato dalle autorità presenti, lascia il luogo della cerimonia. Attenti.
direttore dell'affidamento lascia la cerimonia. Si ricorda ai gentili ospiti e ai vice direttori l'appuntamento delle ore 10:30 sul palco per la firma del verbale di giuramento.